Buonasera, buonasera dai Navigli, sono sul Naviglio Grande, amici di Raccontando Milano, Milano Foto Events. Sabato pomeriggio, un giro sul Naviglio Grande, nonostante la brutta giornata, e infatti sta piovendo, ora un po' meno, però non è certamente un sabato di giugno. In ogni caso faremo un giro sul Naviglio Grande, vi farò vedere un po' com'è questo sabato pomeriggio, quindi seguitemi. Eccoci qua a Naviglio, ve lo faccio vedere dal ponte. Giornata piovosa, però dobbiamo accontentarci. È stata una settimana abbastanza brutta a Milano, eh? Ok, proseguiamo il giro e scendiamo dall'altra parte. Siamo sul ponte di Via Casale, questo è il famoso ponte metallico del Naviglio Grande. Questa è Via Casale, che è una delle vie dove ci sono di solito più dehors. Come vedete sono abbastanza vuoti, nonostante ovviamente la giornata è quello che è, però diciamo che il comune ha dato ovviamente parecchi spazi ai bar con i dehors fuori per permettere appunto ai locali di riuscire a riprendersi un pochino dopo questo periodo difficile di chiusura. Infatti ad esempio tutti questi tavolini che vedete qua sulla destra non me li ricordavo, evidentemente sono stati proprio frutto di un ampliamento di questo periodo del comune, che è stato concesso dal comune. Fortunatamente ha smesso di piovere, io sto girando con l'ombrello, ma in effetti adesso fortunatamente non ce n'è più bisogno. Proseguiamo lungo il Naviglio Grande. Pochissima gente in giro, l'orario non è ancora quello dell'aperitivo, arriverà un po' più di gente più tardi di sicuro. Questa è la zona, una delle zone ovviamente che più famose di Milano, tutti i turisti la conoscono, tutti i turisti la frequentano. Quando fai il nome Naviglio all'estero, chiunque più o meno è stato a Milano o vorrebbe venirci sa di cosa stai parlando, eh. Comunque hanno il loro fascino anche in una giornata così un po' grigia. Allora, ultimamente si è parlato parecchio dei Navigli per il discorso Movida, per gli assembramenti. C'è stato un periodo in cui il sindaco di Milano ha preferito proibire la vendita dell'alcol da asporto dopo le 19, proprio per prevenire gli assembramenti di persone, soprattutto magari di ragazzi che compravano l'alcol e poi facevano assembramenti senza sedersi nei tavolini, come sarebbe
come sarebbe previsto dall'attuale normativa. Ora però questa norma è stata revocata e quindi si può nuovamente comprare alcol da sport, come è sempre stato. Sostanzialmente qui dove mi trovo poi era proprio un po' il punto dove all'inizio di quando c'era stata la riapertura c'era stata la polemica per il venditore di birra che era con il banchetto in questa zona, aveva creato un sacco di assembramenti di persone, per cui poi c'erano state polemiche, le famose birrette Finavigli, su cui avevo fatto anche un video un mesetto fa. Stiamo arrivando al Fusset, vicolo dei Lavandai. Questo forse è il punto più famoso dei Navigli. Chi non lo conosce, dove nel secolo scorso si veniva a lavare i panni. Mia nonna, che è nata proprio qua, in Ripati Cinese al 53, mi raccontava che veniva proprio qui. E si veniva appunto a lavare i panni, vicolo dei Lavandai. Adesso in questa zona ci sono, in questa vietta che chiusa, ci sono un sacco di boutique, di gallerie. Comunque i Navigli sono una zona da sempre non solo dedicata ai locali, ai ristoranti, ai bar, ma anche un po' all'arte. Infatti ci sono gallerie e ci sono diverse attività di questo genere. Proseguiamo il nostro giro. Tanto c'è un sacco d'acqua adesso nel Naviglio Grande, vedete? Però non vedo di solito le imbarcazioni che fanno la navigazione, probabilmente perché per motivi di sicurezza la navigazione non è ancora ripresa, oppure ci sono delle limitazioni sul numero di passeggeri e quindi si preferisce stare fermi anche con questo tipo di attività. Ora stiamo arrivando verso la fine del Naviglio Grande, verso la nuova Darsena. In effetti mi fa strano vederlo con così poca gente, ma proprio sicuramente è dovuto al maltempo di questo sabato. E anche perché forse è un pochino ancora presto. Di solito questa parte del Naviglio Grande, che è un po' più ampia e non hai tutti i dehors che invece vedete dall'altra parte dove si fanno aperitivi, di solito questa parte la sera si popola sempre di bancarelle, di venditori che sfruttano il passeggio serale. Probabilmente arriveranno più tardi, anche se è un po' che non vengo il sabato sera sui Navigli, quindi non ho idea se effettivamente siano un po' cambiate le cose a questo riguardo. Siamo arrivati alla fine. Tra l'altro questa è una novità che vedo qui: dove c'era questo locale che vedete davanti a me era l'osteria del Pallone, uno dei locali storici dei Navigli, invece adesso diventerà Signor Vino, quindi fra un po' ci sarà l'apertura anche di un Signor Vino qui. Quindi come sempre le catene
alla fin fine hanno la meglio sui locali singoli. Ora attraversiamo e scendiamo sulla nuova Darsena. Intanto ve la faccio vedere un po' da qua in panoramica. Eccoci qua, nuova Darsena di Milano. Tempo grigio, però è sempre bella. Ora scendo e facciamo due passi lungo la nuova Darsena. Tra l'altro questa è una zona che i milanesi si ricorderanno, era, cioè, la zona dall'altra parte, quella che vedete che sto inquadrando ora, una volta ospitava la Fiera di Senigallia, e quindi il sabato pomeriggio si veniva spesso a fare un giro qua e a comprare, magari c'era un sacco, mi ricordo, di abbigliamento militare che andava, c'erano gli anfibi, le scarpe che andavano negli anni 80, c'erano i dischi, i vinili usati, le cassette, era un bel punto di ritrovo. È stata qua per una buona parte degli anni 90, fino al 90, metà anni 90 mi pare, quando poi si è trasferita la fiera da qua e sono iniziati i lavori per riqualificare questa parte di Milano. Devo dire che adesso la nuova Darsena è una bella zona, chiaramente ora, oggi la vedete con poca gente, ma è diventato uno dei punti di passeggio di Milano, c'è veramente un bel via vai di persone che vengono qui a camminare, oppure che solitamente si prendono magari da bere qualche cosa e si siedono lì sulla riva a fare due chiacchiere. Queste sono le barche che vi dicevo che fanno la crociera sui navigli, quindi vanno giù sul naviglio grande verso Corsico, e penso sia comunque una bella esperienza da fare, però le vedo totalmente ferme e chiuse, quindi penso proprio che in questo momento, in questo periodo, non siano ancora ripartiti. Qui avevano aperto anche qualche bar che faceva un po' da, che aveva i Dior qui sulla riva, appunto. Ora sono stati tolti, infatti non li vedo più, c'è solo un baretto lì sulla sinistra. Bene, arriviamo verso il ponte e attraversiamo l'altra parte della Darsena. Questo, ecco, come vi dicevo, è il baretto che è rimasto qua. Questo è fisso, però in realtà c'erano anche io mi ricordo dei bar qui proprio lungo il canale. Evidentemente sono stati tolti, erano provvisori. Io saluto tutti quelli che stanno guardando, partecipando. Non vedo i vostri commenti,
perché sto trasmettendo in orizzontale e quindi Facebook non mi fa vedere i commenti che scorrono sotto. In ogni caso vi saluto e vi ringrazio per partecipare a questa diretta. Ok. Eccoci sul ponte, altro ponte nuovo che è stato fatto di recente. Vi faccio vedere una panoramica da qui. Vedete, sono delle belle nuvole che stanno arrivando, quindi ora non sta piovendo, però non vorrei che in realtà sia solo una tregua. Proseguiamo il giro, scendiamo dall'altra parte della Darsena. Tra l'altro vi ricordo che se volete vedere tutti i video che abbiamo realizzato li trovate sul canale YouTube Milano Foot Events, tra cui le puntate di Raccontando Milano, che è la nostra piccola serie di mini documentari che raccontano la città. Quindi vi invito ad andare a vedere anche il nostro canale YouTube e a iscrivervi. Guardate che bei colori che ci sono con questo, con i riflessi e con il grigio delle nuvole dietro. Poco passaggio, ma questo è normale. Solitamente qui, questa è una delle zone veramente che negli ultimi anni è sempre sempre affollata di persone, perché è una delle zone obiettivamente anche belle per farsi una passeggiata durante la bella stagione. Ok. Milano un po' insolita. L'abbiamo vista chiusa per 2 mesi e mezzo, deserta, adesso la rivediamo quasi un po' così. Mi spiace che non riesco a vedere i commenti, non riesco a interagire, però preferisco continuare appunto la diretta così e farvi vedere appunto la Darsena in questo sabato pomeriggio. Stiamo arrivando al bar, questo è il bar che si chiama appunto Vista Darsena, è praticamente un po' il bar uno dei più frequentati qui della zona, perché ha uno spazio interno e un bel dehors fuori, quindi anche durante l'inverno, se avete visto a volte delle foto che girano della Darsena invernale, è l'unico bar che vedete illuminato da questa parte, appunto questo che sto inquadrando ora. Nuvole minacciose in arrivo. Temo che fra un po' dovrò andare a ripararmi. In effetti c'è anche una piccola allerta, ho sentito protezione civile per il rischio di un po' di nubifragi e di allagamenti. Purtroppo a Milano quando piove forte la zona nord della città è sempre a rischio esondazione. Un problema che ci trasciniamo da un sacco di anni, non si è mai riusciti a risolvere.
Stiamo arrivando verso la fine della nuova Darsenaf, di questo giro, e qui c'è un altro bar che è abbastanza frequentato di solito in questa zona, che è il Good, quello che vedete qui sulla destra. Ora ci andremo a avvicinare. Tra l'altro il Good ha anche uno spazio molto bello all'aperto a City Life, non so se ci siate mai stati, ma è un bar, il bar Good di City Life ha preso un sacco piede, perché è un bello spazio in effetti, è praticamente sotto le tre torri di City Life, ma verso la verso la strada esterna, verso la strada che va poi verso la tangenziale dell'autostrada. Anche qui ci sono i tavolini fuori, ma ovviamente deserti con questo tempo, non possiamo aspettarci altro. Un po' di persone dentro, però lo spazio dentro è decisamente ridotto, quindi non si può pretendere più di tanto. Qui c'è il mercato coperto, che vedete qua sulla destra, e tra un po' invece sulla sinistra incroceremo altri locali, che cioè negozietti, che sono un po' bazar, vendono alimentari, vendono di tutto, però quando c'è gente lavorano, solitamente sono, specie perché magari vendono birre o bibite da sport, quindi riescono a lavorare un po' anche così. Stiamo arrivando in piazza 24 maggio, vedete la porta davanti a me. E ora sta iniziando di nuovo a piovere. Fantastico. Però me l'aspettavo. Stiamo arrivando verso l'incrocio dove poi troviamo Corso di Porta Ticinese e si va verso le colonne di San Lorenzo. Poca gente in giro, anche poco traffico devo dire, però adesso onestamente i milanesi possono anche andare al mare, in montagna, non abbiamo più limiti di movimento, e quindi evidentemente tutti inizieremo a rivedere una Milano che si spopola i sabati e le domeniche, ovviamente. Ok, siamo arrivati alla fine di questo giro, piazza 24 maggio, Porta Ticinese. Ok ragazzi, vi ringrazio per aver seguito questa diretta, ora vado a ripararmi perché temo che fra un po' arrivi il diluvio. Grazie per avermi seguito, seguite sempre Milano Foot Events raccontando Milano, ci vediamo alla prossima. Buon sabato, ciao!